abbiamo lanciato nel luglio del 2009 una fase sperimentale per un'iniziativa che abbiamo chiamato PBK, dove PBK sta per Polytech Business Knowledge. È un'iniziativa di conoscenza del business pensata specificatamente per le microimprese, per le piccole e le microimprese, che sono poi il tessuto che caratterizza in primis il nostro territorio. È un progetto con cui noi cerchiamo di fornire strumenti di conoscenza del proprio business all'imprenditore, e la risposta che abbiamo avuto in questi, diciamo, primi sei mesi di attività sperimentale è stata oltremodo confortante, ben oltre le aspettative, per cui abbiamo deciso di investirci molto, e su questo Polytech costituirà un gruppo di lavoro significativo che continuerà a mantenere un presidio attivo con le aziende. Perché ci siamo accorti che è il modo migliore per rispondere alle loro aspettative, dare delle risposte concrete su problemi reali che giorno per giorno si trovano a dover affrontare. E, cosa importantissima, mantenere questo presidio nel tempo. Perché, ahimè, il territorio che abbiamo trovato è un territorio flagellato da iniziative spot, da interventi puntuali, momentanei, che hanno magari consegnato anche una visione all'imprenditore di quale potrebbe essere il suo percorso di evoluzione, ma poi gli hanno consegnato anche la necessità di implementarlo. Nel 2009 non dimentico di citare che abbiamo sviluppato questa azione che abbiamo chiamato Polytech Informa. È stata molto impegnativa per Polytech, ma credo sia stata molto interessante come iniziativa di animazione culturale e tecnologica. Abbiamo avuto, credo, una 35-36 incontri tematici su tecnologie di frontiera, su argomenti più disparati, che hanno contribuito a creare un network di contatti, per cui da lì sono nati collegamenti con l'Università di Crema, di Udine, con molte iniziative dei nostri amici svizzeri della Val Poschiavo, ma anche con aziende che propongono soluzioni tecnologiche e delle realtà, delle iniziative che possono diventare dei progetti o anche semplicemente delle nuove opportunità che si colgono molto rapidamente per gli imprenditori. Io credo che nel 2010 dovessi fare una sintesi estrema, i temi saranno energia e PBK. PBK, come ho detto, è stato un progetto sperimentale nei primi sei mesi del 2009, adesso sta andando a regime e lo vogliamo far diventare un meccanismo efficiente ed efficace. Vorremmo anche che possa nel medio termine trovare una sua dimensione autonoma, come una sorta di nuova spin-off che nasca da Polytech, perché questo è lo spirito del modello Polytech: essere un generatore di progetti, di idee che si concretizzano però in qualcosa di sostanziale, e qualcosa di sostanziale che possa mantenersi e durare nel tempo. Questo è l'elemento fondamentale. L'altro tema è quello dell'energia, è un tema su cui Polytech è stata sollecitata lungamente nel corso del 2009. Ci abbiamo ragionato molto, ci abbiamo pensato in termini strategici e progettuali, e credo che si sia riusciti a trovare la quadra, diciamo, per fare un intervento significativo nel settore del risparmio energetico, della produzione da fonti rinnovabili, con delle partnership assolutamente di rilievo. Diciamo che siamo in una fase di definizione dei dettagli, ma spero con l'assemblea del 30 di aprile di Polytech potremo annunciare la nascita, ancora che un po' enfatica, di questa iniziativa sull'energia per Polytech. Polytech ambisce ad essere la cassetta degli attrezzi della Valtellina. Direi che un po' di attrezzi li abbiamo messi nel toolbox, altri ne vanno aggiunti. Certo, più sarà ricca questa cassetta degli attrezzi, più la Valtellina avrà degli strumenti con cui rispondere alle sfide che la modernità, ma che anche semplicemente il progresso, ci pongono.